Riquaddisti, buongiorno ed eccoci signori, non ci crederete mai. Articolo tecnico, smontaggio e gestione mini Segway Ninebot Mini 2016. Signori, questo prodotto arriverà sul mercato tra una settimana e sarà uno spettacolo vero e proprio. Ve lo mettiamo qua e lo potete vedere. Questo è il suo culetto. Qua ci sono le luci, come potete vedere. Qua con il software potete decidere di quanti colori farli andare, se farlo funzionare con i fari di stop, cioè quando voi frenate che si accendono diventano rossi oppure no. Le luci comunque sono sempre accese una volta che il prodotto è messo in funzione. Potete scegliere tutte le tonalità di colore, potete fare intermittenza, potete veramente sbizzarrirvi. A noi per esempio piace il monocromatico blu, è spettacolare, praticamente sono luci LED, tutta questa parte, e quando voi andate, boom, leggero lampeggio blu, spettacolare, oppure potete tenerle fisse come volete. Quando girate a sinistra, freccia gialla a sinistra, quando girate a destra, freccia gialla. Quando frenate, noi teniamo la colorazione stop rossa. Questo è il timone che con le ginocchia voi spingete qua a sinistra o a destra e spingendo lui gira, cioè attiva di più il motore esterno rispetto al motore interno. Il prodotto ha tre giroscopi, uno per dimensione. Il software è Segway direttamente, cioè dentro il software dei Segway da 10.000 e passa euro, e è veramente spettacolare. Potete fermarvi in piedi, potete ripartire, cioè veramente non scendete più. Cioè noi ci andiamo a fare la spesa al supermercato spingendo il carrello. Uno spettacolo veramente pazzesco. Ed eccoci, adesso lo giriamo. Opla. E vi facciamo vedere come si propone il prodotto. Allora, con la nostra esperienza quadistica di fuoristrada, è ovvio che un prodotto del genere, quando va, signori, qui se piove, sì, l'acqua arriva. Grandissimi gli americani, che niente fa, anche se ovviamente la produzione del prodotto, per quanto sia americano, è inutile dire che è fatta sicuramente in Cina, ma con la supervisione degli americani. Signori, altissima qualità costruttiva, vi assicuriamo che rispetto ai prodotti cinesi, ma signori, non ce n'è, cioè è un altro pianeta. Andiamo a vedere, comunque vi descriviamo il prodotto. Qui noi abbiamo già sganciato la batteria, ve la facciamo vedere. Questa è la batteria, adesso è in carica. Mini boot pack, vediamo gli amperaggi, 54,8 volt. Spero che lo vediate. Comunque ve lo descriviamo noi, 54,8 volt, a 5,8 volt, è una batteria al litio, a 236 wattora, 4300 mAh. È una bella batteria, un bel pacco batteria, un bel peso, permette al Mini, in questa nostra versione testa, all'incirca 22-24 km/h. Nella versione che sarà venduta, questa batteria avrà, mi pare, 340 anziché 200 e consentirà al prodotto 35 km, scusa, km/h, 35 km di autonomia, che sono un buon margine per utilizzare. 35 km a piedi, signori, sono tanti, anche scooter. Comunque, come vedete, bellissima fattura questa, alluminio, marchiata. Bellissimo. E è stato ricavato un incavo con un bordo. All'interno di questo incavo sono posizionati i giroscopi, la CDI, la motherboard, il chip, tutto Segway. Segway Ninebot, stessa cosa. E tutte le connessioni in un vano completamente a tenuta stagna. Come potete vedere, questo bordo è fantastico perché all'interno della batteria, che fa da coperchio, è stato ricavato un vano
con della gomma siliconica, che noi abbiamo provveduto anche a spennellare di grasso perché ci piaceva di più, con la nostra esperienza nel fuoristrada. Te, quando vedi una guarnizione, picchia dentro sempre il grasso, che male non gli fai. Guardate che belli anche i contatti, spettacolare. E questa batteria praticamente rende stagno completamente l'intero vano CDI. E questo è importantissimo per questo tipo di prodotto. Poi i motori non sono qua dentro, i motori sono elettrici di ultima generazione e sono posizionati proprio all'interno del cerchione, cioè il motore fa il cerchione direttamente, motore di sinistra e motore di destra. La centralina gestisce due motori, permette al mezzo di stare in piedi, praticamente voi lo potete utilizzare come un gradino mobile, mettete su un piede e lentamente mettete sull'altro piede. Il mezzo si bilancia, basta che voi non fate niente, il mezzo resta perfettamente in equilibrio. Non dovete fare niente, meno fate, più questo mezzo sta in piedi. Poi questi sono i LED. Il mezzo è dotato di due fari LED nella parte anteriore. I fari LED vengono attivati da un sensore crepuscolare che è esattamente posizionato qua. E quando sente la mancanza di luce e il mezzo acceso, si accendono i LED e vi assicuriamo con un'illuminazione. Non vi diciamo la macchina, non vi diciamo la moto, né tantomeno una botta di 80 cm LED, ma vi assicuriamo che fanno veramente una grande luce. Quindi massima sicurezza e protezione per la parte posteriore, massima sicurezza e illuminazione per la parte anteriore, massima stabilità, vano completamente stagno, massima accessibilità e smontaggio dei motori. Come potete vedere, sganciate questi connettori, sganciate questi quattro bulloni più altri quattro di tenuta dello stoffaggio e staccate direttamente la ruota con i rotori e i motori. I pneumatici sui cerchioni sono tubeless, vi consigliamo una pressione di 1,5 bar, anche meno, e sinceramente non vediamo sui pneumatici alcun tipo di usura. Questi motori dovrebbero fare addirittura 1 milione di chilometri e passa prima di avere il minimo problema, quindi direi che proprio non c'è possibilità di rottura di manutenzione. La cosa importante è che, mantenendo i motori qua, il mezzo non ha neanche un ingranaggio, cioè in pratica non c'è nessuna parte che si possa rompere, ad esclusione dei cuscinetti, delle ruote, che sono, cioè, praticamente niente. E tutto il mezzo è praticamente stoffato fisso. Bellissima anche la gomma piuma che gestisce la parte, diciamo, il timone, che si comanda con le ginocchia. Bellissima la scelta della plastica, molto morbida, che riesce a sopportare anche urti. Bellissimi i copricerchi, che però nella versione di vendita, nel prodotto Pro, sono leggermente diversi e perdono il loro bianco. Comunque, diciamo che il prodotto Pro mantiene esattamente le stesse caratteristiche della nostra versione test, aumenta notevolmente la sua autonomia, mantiene la derivazione e l'utilizzo del software Segway e di tutte quelle che sono 20 anni di esperienza della Segway per la gestione del prodotto. Cioè, il software è importante perché, ragazzi, vi tiene in piedi, vi tiene in piedi. Se il software non è valido e il software molla a 20 all'ora, non va bene su questo prodotto. Lo compra per andare a lavorare, per andare in giro, per divertirsi, per sfruttare e vivere di più la propria città senza inquinare, ma è ovvio che voglia tornare a casa o andare a prendersi il proprio aperitivo in Brera, Piazza San Vario, Piazza Duomo, ma non certo pieno di cerotti. Quindi è importantissimo l'influenza di Segway in questo prodotto Ninebot. La Segway e la Ninebot si sono fuse e la Segway ha deciso di utilizzare il software dei propri prodotti di 10.000 euro su questo piccolo prodottino cittadino, progetto urbano viene definito. E signori, il risultato è spettacolare, spettacolare. Quindi, dal vostro magico Iffero, da quaddisti.it, eccovi il nostro primo articolo sulla parte tecnica di Segway Ninebot Mini by Squadra Corse quaddisti.it. Signore del Ferro, ciao ciao, che vi faccio vedere. Ciao, ciao, ciao. Un salutone alla grande. Ciao, mitici. Tac.